Io vi ringrazio tutti di ospitarmi e anche sono molto contenta di partecipare così un po' in coda a questo lungo percorso che avete fatto, che ho guardato un po' i materiali, mi ha raccontato in internet uno nel sito, poi mi ha raccontato Massimo. Mi sembra che vada proprio nella direzione di aprire un dialogo, insomma. Cioè, anche diciamo che passa attraverso momenti diversi tra l'azienda sanitaria e i cittadini in uno scambio accrescitivo, insomma, per entrambi. Quindi mi sembra, io arrivo un po' da esterna, sono una studiosa, sono antropologa, e sono esterna all'azienda, ma parteciperò con grandissimo entusiasmo a questo percorso che faremo sull'integrazione professionale di cui avrò. Dedicherò un momento a conclusione del mio contributo, del mio intervento, per raccontarvi un po' in che direzione appunto andiamo. Resta il fatto che io sono esterna all'azienda, nel senso che sono un po' un anello di mediazione tra anche gli studi, sono soprattutto una studiosa e quindi cercherò di affrontare questo grosso tema, perché il tema dell'empatia, dell'ascolto, in questo momento in particolare. Un momento che stiamo vivendo di forte pressione, inutile dirlo. Insomma, è un grosso tema, è anche una sfida per me, per darvi qualche, non lo so, per contribuire a pensare a questo tema, anche dal punto di vista della disciplina che io conosco, che è l'antropologia culturale. Naturalmente non tutti sanno cos'è, quindi non mi aspetto un sapere, un'expertise in questo senso. Cercherò di affrontare il tema dell'empatia dell'ascolto dando un'interpretazione, così come l'antropologia della salute, l'antropologia della malattia pensa a questo tema e come questa chiave di lettura possa essere utile, ecco, oggi, no? In questo contesto. Quindi la prendo un po' larga e mi scuserete di questo, ci avviciniamo piano piano, diciamo, a qualcosa che può essere forse più significativo per voi, però la prendo un po' larga perché. Io sono così, porto un sapere anche un po' specialistico che è quello dell'antropologia. Dunque, intanto l'approccio, faccio una premessa, prima di arrivare all'empatia e all'ascolto come tema più specifico. Faccio una premessa sull'approccio generale. L'antropologia della salute e della malattia è un approccio cosiddetto olistico, che è alla malattia e alla salute, che è condiviso da altri approcci umanistici, diciamo, non è specifico dell'antropologia. Ma specifichiamo però cosa intendiamo come premessa, no? Per l'antropologo o l'antropologa che studia i diversi modi di rappresentare, di trattare, di interpretare, la malattia, la salute, la guarigione, il trattamento nelle diverse popolazioni, in diverse collettività culturali, cioè studia le diverse culture della malattia e della salute, viaggiando, andando nei posti, guardando i contesti specifici e comparando e trovando degli elementi costanti, nei bisogni di malattia, di salute e di guarigione. Questo è quello che fa sostanzialmente. Per dirla proprio in una parola, no? Cosa traiamo da questi studi e come ci approcciamo a queste differenze e diversità di rappresentare la malattia, la salute e la guarigione? Traiamo una visione complessa e complessiva dell'esperienza della malattia, che non è solo biologica, che non è solo organica, ma in senso più ampio è un'esperienza soggettiva e collettiva. Che riguarda tanti aspetti della vita di una persona, no? Riguarda come abbiamo appreso o non appreso a sopportare il dolore, la vera esperienza della malattia, quella no, come la viviamo, no? Non solo nel corpo biologico e fisiologico, no? Come abbiamo appreso o non appreso a sopportare il dolore, come le abitudini quotidiane che abbiamo, le risorse economiche e sociali di cui disponiamo, l'ambiente familiare in cui viviamo, siamo credenti o meno. A quale religione facciamo fede? I nostri caregiver chi sono? C'è uno stigma su quella malattia? Pensiamo all'AIDS, pensiamo al cancro, per certi versi. Quindi tutto quel mondo che attraversa l'esperienza della malattia e che differenzia le persone e le collettività per come viene vissuta questa malattia. Quindi l'antropologia prende in carico, come tutti gli approcci umanistici, in forte serietà, in forte considerazione, questa dimensione più ampia.
della malattia, non solo organica. Allora, l'esperienza soggettiva è fatta di tutte queste dimensioni, no? Sociali, biologiche, culturali, valoriali, religiose, eccetera, contestuali, socio-economiche. Naturalmente gli antropologi hanno studiato, pensate, non so se l'avete mai sentito, ma Ernesto De Martino studiava negli anni 50, negli anni 60, no? Le malattie e le terapie tradizionali nel Salento, in Lucania, nell'Italia degli anni 50 e 60, dove c'era una ricchezza culturale nell'esperienza della malattia e della guarigione, grandissima. Gli antropologi non si occupano solo dei modi tradizionali, oggi le diversità sono tante. Sono nella società complessa, sono nella società globalizzata. Tra medico e paziente ci sono due culture, ci sono culture diverse, non due, ci sono culture diverse della interpretazione della loro malattia, no? Ci arrivo piano piano, no? Al tema dell'empatia. Ecco, il punto è che oggi prendere in considerazione con un approccio, diciamo, serio, e in questo l'antropologia dà un contributo, ripeto, non è l'unica, la complessità delle dimensioni della malattia e del malessere, del disagio anche sociale, socio-sanitario, diciamo in generale, è tanto più importante perché oggi abbiamo in questo momento due fenomeni paradossali ai quali che stiamo vivendo, no? Da un lato la medicina ha uno sviluppo tecnologico gigantesco, ecografia, tomografia, ingegneria genetica, telemedicina, strumentazioni tecniche di portata enorme, che ci danno l'idea di una progressiva espansione di questa officina di riparazione, diciamo, tecnica, di sapere enorme sul corpo macchina, no? È chiaro che questo ci dà la sensazione che potrebbe essere uno strumentario così, potente da sommergere l'esperienza poi del paziente, no? E il suo stesso vissuto della malattia, schiacciarlo, no? D'altro lato, paradossalmente, soprattutto con la pandemia, è venuta fuori una fragilità specifica, diciamo, dei servizi sanitari, sociali, sanitari, no? Le difficoltà che ci sembrano sempre più diffuse di comprensione delle questioni che affannano la vita delle persone, no? Quindi siamo di fronte a un'enorme espansione tecnocratica, chiamiamola anche così, e ha una estrema fragilità dei servizi e dell'organizzazione sociale in generale sulla malattia e sulla guarigione. Quindi siamo in mezzo a due pressioni grandi, no, in questo momento. Ecco, in questo contesto, ed è solo una premessa, perché mi importa anche condividere un po' appunto l'approccio, no, generale che ha l'antropologia. Su appunto sui fenomeni e le esperienze di malattia. Oggi ancora in questo contesto, chiamiamolo così, di doppia pressione, ancora più importante la mediazione umanistica, no? La mediazione umanistica, la mediazione umanistica, l'intenzionalità umanistica della medicina che deve attraversare il servizio sanitario, ma anche proprio il cuore, perché questa mediazione umanistica ha, diciamo così schematicamente, perché ho poco tempo, due luoghi, no? Due locus, due ambiti principali. Il primo è il cuore della mediazione umanistica e della relazione tra medico e paziente. Dove si svolge questa mediazione umanistica? Nella relazione medico-paziente è il seme, diciamo, no? Proprio il cuore. Poi però c'è anche il guscio. Il guscio è il contenitore di questa relazione, quindi il contenitore sociale di questa relazione, il rapporto tra l'istituzione medica e i cittadini, no? Quindi io vorrei prendere adesso il tema dell'empatia, perché ho molto poco tempo, quindi mi scuserete anche la sinteticità, insomma, no? E prendere questo tema e affrontarlo appunto un po' prima, per come l'antropologia l'ha anche che un po' affrontato sul piano della relazione medico-paziente e poi sul piano più ampio dire proprio due cose, sul guscio, sull'organizzazione sanitaria e sull'istituzione sanitaria, no? E come questa si fa carico di questa mediazione umanistica, chiamiamola così. E, Brunetti mi aveva chiesto di non fare le slide,
di parlare così, senza questa mediazione, appunto, ma invece io non ho resistito perché a distanza. Condivido lo schermo, quindi. Sì, ma sono proprio cinque, Ok, mi bene. perdonate, però sono proprio veramente pochissime, ma per appuntarci qualcosa, per avere, quando si è a distanza così, è vero che ci sarà anche la sfida di rendere questa distanza più prossima, diciamo così, ma la comunicazione per me è più immediata, quindi ho bisogno di un appunto così per aiutarci, ecco. Dunque, l'empatia ovviamente, non lo dico neanche, no? Nel senso comune, è così, l'idea, l'attitudine, l'idea di un'attitudine soggettiva a immedesimarsi negli stati d'animo di un'altra persona, no? Sappiamo che deriva dal greco, che ci sono molte teorie, che la teoria dei neuroni specchio, di cui forse ci parlerà la dottoressa Pifferi, dimostra che c'è una dotazione, no, genetica di questa capacità umana. La psicologia anche umanistica ci ha ampiamente descritto lo sviluppo anche, diciamo, nella personalità, di come questa dotazione, fisiologica, genetica, insomma, al sentire come l'altro, a identificarsi nell'altro, a immedesimarsi nel punto di vista o nel sentire appunto dell'altro. Questo è un po', io lascio questo alla dottoressa Pifferi che ne sa sicuramente molto più di me. L'antropologia invece ha un approccio specifico e considera la comprensione empatica come uno strumento di conoscenza. Detto molto, molto così, proprio terra a terra, essendo l'antropologo, avendo l'antropologo come missione di conoscere l'alterità, la differenza culturale, i modi di raccontare, rappresentare e vivere le cose, e quindi anche la malattia, e la guarigione, la terapia in modi diversi, l'empatia è uno strumento per approssimarsi alle diversità, al modo diverso di vivere la malattia e di rappresentarla, di raccontarla, Quindi nell'esperienza stessa dell'antropologo che si avvicina alle diversità, l'empatia è uno strumento. È uno strumento di conoscenza in cui non si pretende di identificarsi con l'altro in un'adesione del tutto emotiva e identificativa, ma si tratta di costruire un processo di comunicazione, di ascolto aperto e trasformativo. L'incontro con l'altro, tra due modi di raccontare le cose, di rappresentarsi le cose, di viversele. L'antropologo si fa mediatore di questo e cerca di, attraverso, di usare, di utilizzare l'empatia come uno strumento di conoscenza e di avvicinamento, in cui non si identifica, ci si identifica mai con l'altro. E voi dite, cosa c'entra adesso tutto questo con il tema che noi, che l'ambito che ci interessa, che è la relazione medico-paziente, per esempio. Invece è una visione che si adatta bene a questa. È una visione di non identificazione, ma di ricerca di avvicinamento tra due visioni, che ben si adatta alla relazione medico-paziente. Perché il medico e il paziente, così come l'antropologia della salute, l'antropologia medica l'ha studiato, è un rapporto dove sia il medico che il paziente sono portatori di culture, in quel momento, di culture, tra virgolette, diverse dello stesso fenomeno. Il medico lo rappresenterà attraverso il suo sapere biomedico e il paziente lo rappresenterà quello stesso disagio, quello stesso malessere, secondo la sua esperienza e i significati complessi che includono tantissimi elementi, dove vive, chi è, il suo genere, la sua età e tutto quello che abbiamo detto prima, tutti gli elementi che compongono la malattia e i suoi significati, diversi dalla rappresentazione che darà il medico. Ecco, l'antropologia suggerisce di non chiedere e di non aspettarsi una totale coincidenza tra queste due visioni, ma di dotarsi di strumenti per gestire questa diversità in modo da avvicinarli il più possibile. Questo non è una rinuncia, eh? E dici, come mai l'empatia è un fatto emotivo? Certamente, perché questo avvicinamento
è un avvicinamento a due, di due prospettive che ne va a costruire una terza, che sarà il percorso attraverso il quale la malattia verrà affrontata, trattata, con quali strategie, quali modalità, ed è nell'incontro tra due visioni che si costruirà la terza, che sarà il modo in cui noi, io paziente, tu medico, io medico, tu paziente, costruiremo la lettura di questa malattia e la strategia per affrontarla. Questo incontro non è una sovrapposizione di, emotiva, ma è una costruzione anche attraverso ovviamente il contatto e la, la comunicazione emotiva di una visione comune. Ecco, noi adesso non voglio entrarci troppo, è per dare una visione meno, diciamo, forse meno scontata, meno conosciuta. Sei tu che puoi girare la... Massimo, grazie. Non ci entro troppo, è conosciutissimo, credo, almeno uno degli strumenti che l'antropologia medica ha messo a disposizione per gestire questa differenza di narrazioni, che non è solo una differenza di narrazioni, badate, perché quando... perché è intrisa di emozioni, no? Il proprio sapere, io aderisco al mio sapere, il mio sapere medico o il mio sapere di persona è intriso di emozioni, di valori, di tutto quello che abbiamo descritto prima, quindi non è un sapere così astratto, teorico, no? Sono due verità, la malattia viene descritta secondo la verità biomedica ed è vera, ma anche il modo di rappresentarla che ha il paziente è vera. I suoi problemi sono veri. È celebre lo studio sull'ipertensione in Nord America, no? Dove i pazienti consideravano il problema dell'ipertensione in termini di stress quotidiano, no? E i medici ovviamente come alterazione della pressione arteriosa del sangue, no? Sono due modi di rappresentarla, sono due modi che devono trovare una lettura comune, un modo comune, no? E questa è una cosa che va creata. Nuova, in qualche modo creativa. Questo che vi faccio vedere è il modello, no? In cui ci si è dotati l'antropologia medica, ma anche la psicologia, insomma, sono state inventate, voi lo saprete meglio di me, alcuni di voi senz'altro, delle modalità per introdurre dentro i protocolli sanitari la possibilità di far incontrare queste due diverse narrazioni, proprio attraverso anche cartelle doppie, racconti, utilizzando la medicina narrativa, utilizzando dei contesti, dei setting di dialogo tra medici e pazienti che consentissero appunto questa condivisione del processo terapeutico attraverso l'appunto incontro tra due diverse letture che non pretendono di schiacciarsi l'una sull'altra, no? E vivono questo incontro non come un conflitto, ma come una grande possibilità di accrescimento reciproco. Puoi girare. Naturalmente questa distanza fa sapere che l'antropologia invita a non voler colmare a tutti i costi, ma a cercare di contribuire da una parte e dall'altra a colmare questa distanza in modo creativo, in modo empatico, ma al tempo stesso in un certo senso distaccato, no? E poi quello che chiediamo al medico, non chiediamo di essere totalmente empatico, altrimenti se rinunciasse al suo sapere e alla sua competenza sarebbe, non arriveremmo da nessuna parte, no? Quella giusta distanza che si chiede al medico, che si chiede all'operatore, non è una roba spontanea, non è una cosa che viene da sé, perché si sta gestendo dei saperi diversi e bisogna accettare che sono saperi diversi. Quindi quella è una condizione impegnativa, la giusta distanza, è stressante, perché bisogna mettere insieme l'empatia, ma anche la non rinuncia al proprio sapere. Quindi l'antropologia invita appunto a un'empatia a due vie, no? A una corresponsabilità, cioè una relazione in cui gli interlocutori si cercano a vicenda. Naturalmente c'è poi il secondo punto, che è quello del guscio. Perché questa relazione non è lì, nel nulla, no? Non è nel nulla, è dentro un guscio, dentro un contenitore.
dentro un'istituzione, dentro un contesto. E l'istituzione sanitaria, insomma, è un'istituzione che è attraversata, no, attraversata, è regolata. È un ambiente comunicativo molto complesso perché è burocratica, perché ovviamente ha un'organizzazione interna, ha degli obiettivi, ha un ruolo sociale, è un servizio pubblico, quindi offre un ambiente che non nella sua standardizzazione, burocratizzazione, routinarietà dell'ambiente comunicativo non va proprio nella direzione di facilitare normalmente, no? Questa co-costruzione di verità, sulla malattia e sul disagio, no? Molte ricerche raccolgono etnografiche, ma di tante sociologiche, no? Raccolgono, le conoscerete senz'altro meglio di me, no? Testimonianze di professionisti medici che esprimono questo grande disagio, questo disagio di questa faticosa mediazione tra mandati professionali anche paradossali, non sempre chiari, no? Come dicevamo prima, da un lato, come mi metto dal punto di vista del medico, del paziente, no? Scusate, del medico, del professionista, devi empatizzare, sostenere, comprendere, ma anche esercitare competenza, devi prendere in carico in modo personalizzato il paziente, ma devi anche esercitare neutralità professionale, raggiungere risultati quantificabili e protocollari, insomma. È una bella pressione. D'altro lato, anche le problematiche denunciate dai pazienti cittadini sono esattamente speculari. Mi giri un attimo la mail. Scusate, sono un po' la slide. Ecco, qui vi ho riportato semplicemente dei focus che abbiamo fatto, li conoscerete senz'altro. Vedete diciamo, il disagio del paziente sul tempo in giallo che corrisponde al disagio sul tempo degli operatori. Il lamento è su lamento, si lamenta una progressiva proprio aumento della difficoltà di entrare in un contatto intimo, no, col medico, di un contatto fisico in azzurro, no? La burocrazia, il computer ormai è in mezzo al medico e al paziente costantemente, soprattutto il medico di base, no? Ma anche i medici specialisti. Non ci si tocca quasi più, no? È paradossale. Anche di gire per favore la slide. C'è anche un palleggio, diciamo, della responsabilità della relazione con il paziente, anche tra professionisti. Sempre più agli infermieri si delega la relazione con i pazienti. Questo crea delle difficoltà anche tra professionisti. Me lo giri per cortesia? Ecco, quindi il punto è che l'antropologia anche medica studia moltissimo il modo dell'organizzazione dell'istituzione di impegnarsi per cambiare i propri ambienti. Non so se avete visto, volevo farvelo vedere, ma il dottor Brunetti dice che prendiamo troppo tempo. È un pezzo di un film che forse avrete visto con William Hurt, che si chiama Un medico, un uomo. Magari se avremo tempo ve lo mostro, sono 2 minuti, dove l'istituzione appunto attraverso un medico, ovviamente film americano, no? Un medico che si prende carico del trasformare il mondo e quindi trasformare il suo ospedale e mette i pazienti, e mette i medici nel ruolo dei pazienti. Ecco, non necessariamente l'istituzione si può muovere in questo modo meccanico, eh? Facciamo degli esperimenti e mettiamo i medici nel ruolo dei pazienti e vediamo come. Ecco, questa però inversione di punti di vista, avvicinamento al punto di vista, all'esperienza del paziente si fa nella formazione, si è fatto molto anche nella nostra regione, eh? Io ho fatto molte formazioni lavorando sui punti di vista, no? Sulla inversione di ruolo, l'inversione dei punti di vista tra pazienti e medici, operatori diversi, volontari, cioè mettendo tanti diversi ruoli nello stesso cerchio e sperimentare i punti di vista dell'altro. Mi ricordo una formazione a Ravenna, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, un bel percorso che si chiamava Un'organizzazione centrata su di te dell'azienda sanitaria di Ravenna, e fu un'esperienza per me molto coinvolgente, una delle poche occasioni in cui si riuscì a mettere intorno al cerchio, appunto al tavolo, i cittadini, i volontari, i caregiver, i pazienti stessi,
e i medici, gli operatori vari. Fu un'esperienza per me indimenticabile, perché in mezzo al cerchio di tutte queste diverse visioni, punti di vista sulla malattia, in mezzo al cerchio c'era l'approssimarsi il più possibile, il costruire un bene comune. Il bene comune non è un bello slogan, così come la partecipazione non è un bello slogan, è un percorso complesso, è un percorso che impegna, perché in qualche modo bisogna accettare la relatività del proprio punto di vista, del proprio sapere. Ecco, quindi quando diciamo che l'antropologia è una visione, che una visione, è un approccio che lavora con i saperi diversi, è perché parte da una lunga esperienza con diversità culturale e oggi siamo in una estrema frammentazione culturale, per cui il bene comune va costruito passando attraverso il dialogo fra i punti di vista diversi. Lì cosa c'entra l'empatia? C'entra moltissimo per noi, perché questa integrazione o dialogo tra saperi diversi avviene, non può che avvenire cognitivamente, conoscendo i saperi diversi, conoscendosi, ma anche emotivamente. Quindi è un lavoro che coinvolge una partecipazione emotiva e cognitiva insieme. Ecco, oggi naturalmente finisco, concludo velocemente. Oggi è un momento magico per lavorare su questo, cioè sulle diversità intese come l'abbiamo definito, muovendo l'empatia reciproca, diciamo così, se possiamo chiamarla così, muovendo la capacità emotiva di avvicinarsi alla prospettiva dell'altro, di accogliere la prospettiva dell'altro, ma anche quella cognitiva di conoscere l'altro. L'altro vuol dire, appunto, come ho detto, diversi modi diversi attori sociali entrano, no, nella esperienza di malattia. Oggi siamo in un momento magico per investire di più, lo sappiamo, investire in più di più in integrazione in tutti i sensi, col sociale, col terzo settore, con l'associazionismo, con la famiglia, le persone, la scuola. Ecco, però i problemi non si, diciamo, si trattano solo se si riconoscono, no? Quindi bisogna lavorare per costruire dei contesti, e forse anche questo è uno di questi, no? Dove siamo noi oggi. Costruire dei contesti in cui sia possibile esprimere letture dei bisogni e anche dei nuovi bisogni, e letture e costruzione delle risposte a questi bisogni insieme attraverso diversi punti di vista, diverse angolature, e così si co-costruisce la visione olistica della malattia, no? Ecco, quindi è chiaro che la partecipazione, come dicevo prima, non è uno slogan, no? È un processo che è difficile perché bisogna sopportare le diverse visioni, no? Cittadini hanno una visione, cittadini, quali cittadini? Cittadini hanno una visione diversa tra di loro, hanno una visione diversa sanitaria, a seconda dei saperi che portano e della situazione che vivono. In questo senso, il progetto che faremo e che stiamo iniziando, mi giri la slide, non è una pubblicità, un'occasione di condividerlo. È un progetto che parte ora e che avrà una certa durata, che è, diciamo, focalizzato sui professionisti, per lavorare appunto sulle diversi ruoli professionali e come questi ruoli professionali, intendo infermieri, medici, assistenti sociali e altri, e come questi possono integrare i propri percorsi professionali, i propri progetti. Però anche è rivolto, attraverso, passando dalla formazione dei professionisti, ma è rivolto anche a una progettualità che poi si aprirà, sperabilmente, se ci riusciamo, e spero proprio di sì, sul territorio, e quindi integrare i punti di vista dei professionisti, ma anche con quello delle persone che poi accedono ai servizi, no? E quindi progetteremo insieme ai professionisti e ai cittadini, tutti insieme, degli interventi
mirati, dei percorsi che tengano conto appunto delle letture, dei bisogni diverse, ma che sperabilmente riusciremo a costruire in una lettura comune. Questa è una progettualità, ma naturalmente mi sento di dire che tutta la progettualità che ora forse avremo occasione di implementare di più, viste anche le sfide che il cambiamento ci richiede, che la pandemia ci ha messo come una cartina di tornasole, come una sfida importante che riguarderà tanti settori della società, non solo italiana ovviamente, ma della società tutta. Ecco, mi viene da dire che qualsiasi progettualità che investe sulla relazione, dico una cosa scontata, ma io ho parlato da un punto di vista così della competenza che ho sulla gestione dei saperi diversi, intesi in senso sia emotivo che cognitivo, per la costruzione di valori comuni, ma qualsiasi progettualità che investe sulla relazione adesso è appunto in quella prospettiva di una mediazione umanistica, come l'ho chiamata, ma si può chiamare in altro modo. Voi, io ho visto, guardando i vostri materiali, che un'ultima parola, immagine del vostro percorso, del percorso che avete fatto in questo, non so, questi mesi, mi sembra gli anelli di una catena che si uniscono per un bene comune. Era un'immagine che è emersa nei materiali che sono pubblicati nel sito, che mi sembra un'immagine bellissima. Ecco, presupposto di questo bene comune è l'incontro, cioè il fatto che ciascuno di noi in qualche misura può essere agente di cura per un altro. Il seme è quello, no? Ognuno di noi può essere agente di cura per un altro, che sia professionista, che sia cittadino, chi sia. Quindi, questo è l'incontro, ciò che rende possibile questi percorsi di conoscenza e di riconoscimento reciproco di cui stiamo parlando, no? Ecco, mi giri per favore, voglio finire, concludere con una citazione a cui tengo molto perché è un filosofo camerunense, per dirvi da quanto più lontano possiamo andare, ma dove troviamo poi, no, quell'insieme di cui stavamo parlando, quel seme dell'incontro, ci offre una definizione della possibilità dell'empatia, no? Di cosa rende possibile l'empatia e appunto l'avvicinamento reciproco e il riconoscimento reciproco. L'uomo è l'essere più sociale che la terra abbia mai conosciuto ed è tale per la sua capacità di rapportarsi agli altri, ai suoi simili e con il mondo. Non ha senso infatti domandarsi chi sono io senza avere una conoscenza dell'altro a cui spetta in definitiva la risposta. Dire io significa dire tu, significa dire l'altro, dire noi significa dire l'uomo. In questa dialettica ciascuno contiene l'altro, in modo tale che se si vuole fargli del bene basterebbe pensarlo come un se medesimo. È un valore che abbiamo, ma è anche la condizione, diciamo, io tu che abbiamo dentro che consente questa possibilità. Ho concluso e spero che possiamo parlare, sapere anche, mi piacerebbe anche proprio dialogare un po' e sapere che cos'è l'empatia per voi, come si gioca nell'esperienza di ciascuno, appunto. Grazie. Grazie infinite Cecilia. Penso che ognuno di noi abbia tantissime emozioni, nel senso da condividere. Io direi, ascoltiamo Giorgia Pifferi e poi dopo passiamo diciamo, alla discussione comune. Giorgia. Sono qua. Ho avuto problemi a collegare con il filo del mouse. Allora, buongiorno a tutti. Non vi nego la mia emozione in questo momento, nel senso che è vero che chiamare uno psicologo a parlare di empatia e di ascolto, in realtà, da un certo punto di vista, dovrebbe essere come invitare qualcuno a parlare di che cosa fa quotidianamente tutti i giorni, cioè nel senso che è una cosa abbastanza data. Però mi emoziona il pensiero di essere dove sono in questo momento,
La dottoressa Gallotti ha citato alcune parole chiave che vorrei riprendere, non te le rubo Cecilia, ma è proprio l'idea di riprenderle perché stanno a Non sono mie, non sono assolutamente mie, sono assolutamente mie. Le ho prese da non so chi e sono nostre. Vanno, esatto, l'idea del sono nostre, nel senso che quando Massimo ha descritto il progetto che sta portando avanti con voi da un anno, insomma, cioè che l'azienda stiamo portando avanti, l'idea era proprio l'elemento principale di andare a lavorare nell'ottica di una co-costruzione. Di una co-costruzione perché e se noi vogliamo costruire dei progetti insieme, i progetti integrati di cui parlava la dottoressa Gallotti prima, il primo passo è quello di condividere delle letture, condividere quello che è un linguaggio comune. E questo, la situazione di oggi, proprio nello specifico, penso che in primo luogo, al di là di quello che noi portiamo come contenuti, rappresenti questo. Quindi mi piacerebbe focalizzare la vostra attenzione su quello che è la relazione che si crea attraverso proprio questo momento di oggi per fare in modo, al di là della mia presentazione che cercherà di essere abbastanza breve, di andare veramente a co-costruire insieme partendo da, mi piacerebbe portarmi a casa una definizione di empatia che condividiamo tutti quanti. E quindi, al di là di questo, il mio intervento, io ho fatto il compito del dottor Brunetti, non ho presentato le slide, quindi scusatemi se ogni tanto magari il mio discorso sarà a salti perché le slide sono uno strumento che aiutano a tenere un filo, no? In un qualche modo, però forse, è molto più importante che la comunicazione di oggi, di quello che voglio dire, passi di pancia e quindi passi ad un livello emozionale. Perché c'è una cornice importante, insomma, in tutto quello che noi siamo e in tutto quello che noi facciamo. Se noi andiamo a digitare, se io vado a digitare il termine empatia e ascolto su Google, ho l'imbarazzo della scelta sulle definizioni che posso dare al termine empatia e ascolto. E queste definizioni vanno da contributi scientifici degni della comunità scientifica internazionale e nazionale a come dire, articoli di quotidiani, di stampa, giornali dedicati per fasce, target di persone. Questo perché? Abbiamo definizione di empatia e ascolto da un punto di vista, che ne so, psicologico, quindi tutte le teorie psicologiche. Prima la dottoressa Gallotti citava giustamente tutti gli aspetti filoni di psicologia umanistica. Pensare a Carl Rogers, che fu uno dei primi a strutturare un tipo di psicoterapia proprio centrata sulla persona, in cui l'empatia diventa uno strumento e una tecnica psicoterapeuta da utilizzare nello specifico, o tanti altri, insomma, che citare. Oppure la visione dell'empatia che ci ha dato Cecilia, che è la visione antropologica dell'empatia, definita appunto come strumento di conoscenza, insomma, rispetto a questo. Oppure tante altre definizioni, ci sono delle definizioni filosofiche, se uno va a pescare i filosofi dell'inizio del Novecento, hanno lavorato tantissimo su questo aspetto del costrutto, il concetto di intersoggettività, per andarlo poi a pescare e a trovare nel discorso dell'empatia. E poi, se io seguo l'aspetto dal punto di vista relazionale, sociologico, poi c'è anche l'aspetto biologico, no? Se uno utilizza il modello biopsicosociale. Una delle teorie, insomma, che negli ultimi anni, anche relativamente recenti, perché è una scoperta del 2006, è quella delle neuroscienze rispetto alla scoperta dei neuroni specchio, che hanno, attraverso delle ricerche effettuate, la letteratura scientifica, proprio anche con la risonanza magnetica, hanno messo in evidenza come questi costrutti di intersoggettività, e quindi come empatia e ascolto, abbiano poi di fatto una corrispondenza da un punto di vista neurofisiologico. E quindi quando noi mettiamo in atto
dei processi empatici e la definizione di empatia che tutti insomma, evidenziano è semplicemente quella della capacità di condivisione dei vissuti emotivi, della capacità di sintonizzazione con il vissuto emotivo dell'altro e la capacità anche di sintonizzazione con il mondo del pensiero dell'altro. E quindi un'empatia che potremmo definire emotiva, ma anche un'empatia cognitiva, che nel suo complesso implica una cosa sola, perché a seconda di io degli occhiali che mi metto, che siano quelli della filosofia, della sociologia, dell'antropologia, psicologia o della biologia, neurofisiologia, il significato è uno solo, che i processi empatici hanno a che fare con la connessione con l'altro. E allora perché diventano così importanti? Perché i processi empatici fondamentalmente hanno a che fare con la vita delle persone, qualsiasi cosa esse facciano, perché hanno a che fare i processi empatici, l'empatia e quindi anche l'ascolto, con la relazione e poi con la comunicazione. Secondo le ricerche scientifiche, l'empatia è una dotazione innata. Cosa significa? È una cosa che ci viene data dalla nascita e abbiamo visto che soprattutto nei meccanismi, i processi empatici fin dalla nascita intervengono nelle relazioni comunicative che hanno ad esempio anche i bambini piccoli nei confronti della mamma o di chi li accudisce in un qualche modo, e che il riconoscimento di questi aspetti ha un valore fondamentale anche nella regolazione della comunicazione. È girato su internet qualche tempo fa, io l'avevo visto in un altro ambito perché è un esperimento scientifico, ma come sappiamo internet ci offre le informazioni di tutto e con tutto, anche senza metterle all'interno di un contesto quando ci servirebbe, e poi un piccolo accenno su queste cose le farò più avanti. Questo video di questo neonato, un bambino di 6 mesi, in un esperimento che è stato fatto, in cui questa mamma inizialmente interagisce con lui e il bambino interagisce in un certo modo. Poi gli sperimentatori chiedono alla mamma di mantenere uno sguardo fisso, e anche l'importanza della direzione dello sguardo è fondamentale, uno sguardo fisso di tenere e di non avere nessuna espressione. Si vede che il bambino prova a chiamarla, sulla sedina, insomma, prova a chiamarla, e ad un certo punto si vede l'angoscia che inizia a sperimentare questo bambino fino a quando non scoppia in un pianto incredibile rispetto al fatto che la sua rispondenza nei confronti della mamma, che aveva un'immagine fissa, non lo riconosce più. Quindi quanto influenza la sua comunicazione e i suoi stati di angoscia. Quindi questo per andare a sottolineare. Poi ovviamente la mamma riprende immediatamente, lo consola e quindi riprende subito la comunicazione tra i due. Però questo per andare a sottolineare come questi processi effettivamente siano innati. Ovvio è che sono innati, e se sono innati vuol dire che non si può apprendere, tra virgolette, l'empatia. Quello che può essere appreso è in realtà l'accuratezza, l'appropriatezza e la modulazione di questi processi empatici, perché ci sono determinati tipi di situazioni che vanno da un contesto culturale, da un contesto familiare, da una predisposizione dell'individuo, che fanno in modo che le persone possano, come dire, mettere in atto più o meno facilmente all'interno della relazione questi aspetti, questi processi empatici. Perché volevo portare un po' su questi aspetti? Perché empatia e ascolto, come si diceva appunto, sono due costrutti estremamente interconnessi l'uno con l'altro e attengono tantissimo alle relazioni e alla comunicazione, quindi attengono a tutti gli esseri umani. Se noi guardiamo la persona come un io e tutti i suoi sé in integrazione, noi vediamo che una persona vive in un contesto familiare, in un contesto di coppia, ha delle relazioni, e con cui ha delle relazioni di un certo tipo, ha delle relazioni lavorative. Le relazioni familiari cambiano moltissimo se le guardiamo alla coppia, nella relazione genitori-figli o la relazione con anche chi nel cerchio sta un po' più lontano.
lontano, quindi parenti da un certo punto di vista. A livello lavorativo ci sono determinati tipi di relazioni che vanno dalle relazioni tra i colleghi, le relazioni col proprio superiore, le relazioni con, nella relazione medico-paziente citata prima, è un esempio. Ma questa stessa persona, che potrei essere io come esempio, ho anche delle relazioni amicali con un contesto diverso, ho anche delle relazioni di altro tipo, ho delle relazioni digitali. Allora, il fatto che una persona sia, dentro ad un tessuto di relazioni implica necessariamente che debba sapere di empatia, che debba sapere di ascolto. E l'idea di un allenamento rispetto a questi temi è importante. Ora, l'empatia abbiamo detto che è la capacità di comprendere i vissuti emotivi dell'altro, i vissuti cognitivi dell'altro e sintonizzarsi. Le ricerche ci dicono molto chiaramente, lo citava anche prima la dottoressa Gallotti, che quando una persona sperimenta un fortissimo dolore, ad esempio legato ad un lutto, legato a dei momenti, con anche delle espressioni facciali che vanno a sottolineare la sofferenza, il fatto che l'altro veda, anche solo veda, questo ambito o lo ascolti perché gli viene descritto, va ad attivare in lui quel substrato della corteccia, poi non sto qui a raccontarvi quante aree vengono attivate perché sono tantissime, che gli fa comprendere questi stati d'animo. Ovviamente il nostro sistema nervoso centrale mette delle difese, nel senso che se uno si lasciasse invadere totalmente tutte le volte che qualcuno gli racconta dei fatti dolorosi, vivrebbe una vita di confusione in cui non riesce più a distinguere ciò che prova lui da ciò che provano gli altri. E questo perché le ricerche ci dicono che l'attivazione di queste aree del nostro sistema nervoso centrale che attengono alla corteccia frontale, prefrontale, parietale, a vari livelli, si attivano di più quando le sperimentiamo noi, si attivano un po' meno, ma si attivano quando le vediamo in un altro. E quindi questo ci consente di mettere in atto tutta una serie di cose. Trovo importante e significativo sottolineare tra le varie zone del sistema nervoso centrale un'area a cui io sono molto affezionata, che è l'amigdala nel sistema limbico, perché è un'area del sistema nervoso centrale in cui stanno tante cose, tra cui il riconoscimento emozionale, tra cui tutta una serie di cose, e questo è un ambito estremamente importante per i processi empatici, anche perché questa nello specifico è un'area che ci fa guardare negli occhi l'altro per cercare di riconoscere quelle che sono le loro emozioni. Allora, voi capite quanto è importante questo processo adesso che ci vediamo senza mascherina perché siamo in relazione web mediata, ma con la mascherina, se voi avete notato quanto ci siamo, adattati a cogliere proprio gli aspetti legati allo sguardo dell'altro, che attengono all'ascolto, attengono alle espressioni e altro. Ma queste robe non ce le ha mica insegnate nessuno. Sono cose che mettiamo in pratica. Poi l'idea di provare a fare un ragionamento su questi aspetti implica che noi mettiamo un elemento di consapevolezza. E quindi ci mettiamo un elemento di attenzione in più. Ma in realtà sono tutte cose che in un qualche modo ci vengono e ci vengono tranquillamente, insomma, e questo è un aspetto importante. Mi piaceva citare un attimino il discorso sull'ascolto perché è un aspetto importante. Vi ho parlato che, allora, tutto attiene alle relazioni, quindi questo è un aspetto importante. E quindi le relazioni hanno a che fare su quello che veniva detto prima, cioè due narrazioni che si incontrano e che si mettono insieme costituiscono una terza narrazione, quella che io chiamo il terzo sapere, che è il sapere che è dato dalla relazione, che è tanto importante. Vaslavic, uno dei teorici della comunicazione del gruppo di Palo Alto, ormai di 40-50 anni fa, insomma,
ci diceva che aveva costituito gli assiomi della comunicazione. Nel secondo assioma della comunicazione il principio era questo: ogni messaggio comunicativo contiene una parte di contenuto e una parte di relazione, e una parte di relazione che si chiama metacomunicazione, che va a dare significato al messaggio. E quindi questi sono degli aspetti che sono assolutamente importanti. Nell'ascolto l'ambito della comunicazione è legato al ricevente. Cosa significa ricevente? Che nell'ascolto, che è un'abilità sociale che hanno innata, nel senso che l'abbiamo predisposta tutti, ma la predisposizione all'ascolto implica anche una predisposizione a sintonizzarsi coi processi psicologici e i vissuti emotivi dell'altro, per cui ti pongono a metterti in una condizione di ascolto, che l'altro poi a sua volta, visto che la comunicazione non è unilaterale, si predispone per accogliere e quindi sentirsi ascoltato. L'ascolto chiede tempo, chiede dei momenti importanti e chiede delle regole importanti, perché qui aumento il gradiente di difficoltà, non il gradiente di difficoltà. Do un'altra suggestione, perché nel provare a ragionare quello di cui avrei voluto parlarvi, che non è sicuramente solo della psicoterapia, solo di questo, solo della relazione, ma è della relazione che è di quello che noi facciamo dell'empatia e dell'ascolto tutti i giorni, che in alcune situazioni diventa anche uno strumento di lavoro per noi. Quindi questo è di, però qui condivido moltissimo l'idea dell'empatia come strumento di conoscenza, perché è lo strumento di conoscenza dell'altro, se la definizione di base sta essere connessi con l'altro. Do un'altra riflessione, che è alla base delle relazioni e dei processi comunicativi. Anche qui Vaclavic lo diceva, che perché un messaggio comunicativo possa essere efficace nel suo contenuto, è molto importante che si sia instaurata tra i due, emittente e ricevente, una relazione di fiducia. E la relazione di fiducia è fondata sulla gentilezza. E quindi io aggiungo anche il tema della gentilezza, oltre dell'empatia e dell'ascolto. Perché la gentilezza è, una predisposizione, insomma, un elemento, una caratteristica che la persona ha, anche qui fin dalla nascita. Sicuramente più dell'empatia è mediata dai fattori sociali, culturali e quanto viene anche insegnato alle persone. Tant'è che ci sono diverse università al mondo che già da anni fanno dei corsi di laurea sulla gentilezza, Yale ad esempio, piuttosto che Harvard, ad esempio, che fa firmare a tutti i suoi studenti un patto di gentilezza nelle relazioni con gli altri. Perché si è visto, e le ricerche ci dicono, che la gentilezza fa bene alla salute. C'è una grossissima ricerca fatta su persone che vivono in Sardegna, quasi 6.000 persone, di età tra i 9 e non so quanti anni, insomma, che dice che le persone che hanno una predisposizione, mettono nelle loro relazioni degli elementi di gentilezza, hanno meno ictus. Cioè, quindi c'è tutto, poi è tutto correlato ad una serie di cose. Quindi la gentilezza in un qualche modo si può insegnare e si può apprendere, ed è diventa un elemento importante, fondamentale nella mediazione, nella regolazione dell'empatia, insomma, e dell'ascolto. Quindi anche questo è un tema assolutamente importante. Perché ho voluto portare questi temi? Perché volevo fare un po' un piccolo focus sulle modalità di relazione che abbiamo adesso. Sicuramente l'innovazione tecnologica nell'arco degli ultimi anni ha fatto passi da gigante, è avanzata tantissimo. A partire dall'intuizione di Prensky, che aveva distinto i nativi digitali dagli immigrati digitali, e quindi aveva identificato i nativi digitali nei ragazzi che nascevano a cavallo tra il 2000, 2001, 99, ancora un po' prima, 99 circa, ancora un po' prima, se internet per cultura era comunque già inserito nella famiglia.
aveva distinto gli immigrati digitali, tutti noi, cioè tutti quelli che sono nati prima, cioè prima del 99, con una differenziazione estremamente importante. In realtà, voglio dire, ci sono tantissimi vantaggi in quello che è il discorso dell'innovazione tecnologica, e nel questa pandemia e questo vissuto, che questa emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, ci ha, come dire, attrezzato e sensibilizzato maggiormente verso quelli che sono i vari device, i vari ambiti tecnologici che possono veramente diventare nella relazione importanti. Però è importante essere consapevoli che, nonostante questo, le relazioni online, che hanno un significato importante, noi come servizio di psicologia abbiamo lavorato tantissimo su quello che è l'aspetto legato alla teleconsulenza psicologica, sul fatto che si possa fare questo, o su come si debba rispondere alle chiamate, l'uso. Anche adesso, la giornata di oggi, il fare una formazione a distanza ci deve attivare in modo diverso, ci cambia anche il modo di far formazione, perché è importante. Però è importante capire che le regole della comunicazione, dei processi empatici di ascolto di cui ho parlato prima, hanno inevitabilmente dei cambiamenti, e noi ne dobbiamo essere consapevoli. Quello su cui mi rendo conto è stata fatta molta attenzione è l'attenzione sull'acquisizione delle competenze tecniche rispetto all'innovazione tecnologica, che sono sicuramente importanti. Infatti, sicuramente negli anni e nell'ultimo anno ancora di più, se noi andiamo a vedere la fascia di età di persone che hanno l'utilizzo di internet piuttosto che dei social network, eccetera, è importante anche sottolineare che molto spesso vengono utilizzati i termini social media e social network come sinonimi. In realtà il social media è un software che consente i dati, le informazioni, eccetera. I social network invece sono tutti quegli strumenti che creano effettivamente delle relazioni e si basano su struttura di relazioni. Sicuramente Facebook, che potete conoscere, Instagram per i ragazzi giovani, ma anche WhatsApp, che è uno strumento che utilizziamo bene o male tutti, insomma, quindi creano questi aspetti di relazione. Allora, questi temi secondo me sono assolutamente importanti, però è assolutamente importante essere consapevoli che le regole della comunicazione, le regole dell'empatia e dell'ascolto cambiano in un qualche modo, sono soggette a delle regole un po' differenti, e non è detto che siano peggio e meglio, bisogna esserne consapevoli. Per cui negli anni si è sicuramente centrato sulla competenza tecnica, e sicuramente abbiamo fatto passi da gigante rispetto alla competenza tecnica, forse non abbastanza. Pensate alla DAD dei ragazzi che hanno fatto in questi mesi e in questo anno. Però secondo me bisogna focalizzare un po' l'attenzione su quella che è la competenza emotiva del digitale. Perché la competenza emotiva del digitale passa poi e va a lavorare su quelli che sono lo sviluppo dei processi empatici, lo sviluppo di un ascolto attivo, empatico, assertivo e significativo, e fatto con gentilezza, mi viene da dire, anche attraverso delle relazioni web mediate quando non è possibile il contatto in questo momento. Io mi fermerei, nel senso che vorrei veramente dare a voi la voce, la parola, e provare a costruire insieme, con queste narrazioni che stanno venendo fuori, quello è che intendete anche voi con l'idea di empatia, di processi empatici e di ascolto rispetto all'uso che ne fate come persone e come cittadini inseriti in un determinato contesto. Quindi l'idea, insomma, che mi piaceva, la sfida che mi faceva portare era un pochino questa.